Pietro Botti, Civitella di Romagna, Forlì. Ai. Oggi sono vicino al cavalcavia incompiuto, il ponte della Tombina, sulla strada molto trafficata e pericolosa che da Santa Sofia porta a Forlì. Sapendo che i lavori sono fermi dall'ottobre del 2006, come vedete dalle immagini, anche se non siamo tecnici, se si continuasse a costruire il cavalcavia, un pilone finirebbe nella mezzeria stradale, bloccando il traffico. Ora, con ANAS defilata e provincia assente, con il cavalcavia fermo e i semafori non posizionati, anche Santa Sofia oggi avrebbe grossi problemi a fare un miracolo, o no? In questo momento io sto facendo il pilone nella mezzeria della strada, sperando che qualcuno mi prenda sotto. Una cosa me la deve promettere. I semafori nel giro di pochi mesi li mettiamo su. Pochi mesi? Tipo sì. Entro dicembre? Dicembre, diciamo i primi del 2007. L'unico segnale stradale che è stato posizionato è questo cartello che indica la strettoia a 90 metri da questo punto. L'unico che non è un semaforo, però almeno un indicatore c'è. Il punto critico è qua, questo cartello indica che bisogna stare attenti, quindi la strettoia in questo punto, e io mi sposto perché sta arrivando un camion e diventa pericoloso, quindi il punto critico è qui. Cosa vuole che dica? Io spero che si dia una mossa, però non lo so. Soldi pubblici? Chiudiamo l'argomento per i soldi, perché è proprio uno schifo comunque. È ora che si faccia. Ponte della Tombina, quando si farà? Mai. Sto entrando in municipio, vediamo se il signor sindaco ci riceverà o no. I lavori sono iniziati nel 99, e poi la prima impresa per varie vicende è sparita, io dico, si conviene dire sparita. L'ANAS ha riappaltato nel 2002, mi pare, adesso vado ad altra impresa, sparita anche questa. Successivamente la strada nel 2002, le strade non di grande comunicazione sono transitate alla regione, mm-hmm. Sono passate alla regione e poi delegate alle province, sì. Mentre il tratto Tombina è rimasto all'ANAS ed è in convenzione, mm-hmm. Fra province e ANAS per completare i lavori. Abbiamo buttato all'aria 4.400.000 euro. No, 4 milioni, no, perché ANAS ci ha passato il progetto vecchio più 3.600.000 euro. Sì. E per sistemare l'avvertenza legale, per comporre l'avvertenza legale con l'azienda, sono andati via circa 800.000 euro. Il 18 luglio si terrà la nuova gara, tra pochi giorni. So che sono state 140 le imprese che hanno visionato il progetto. Ci auguriamo che l'impresa sia diversa delle due precedenti. Si farà o non si farà questo benedetto ponte della Tombina? Hanno detto che forse si farà. Speriamo. Speriamo. Speriamo, ma io ho poca fiducia. Ah, il ponte della Tombina è da un po' di tempo che si doveva fare, però qui stiamo aspettando, ma... Ah, chi lo sa. Ho sperperato tanti soldi, tante cose, ditta fasulla,
firme, uno dà la colpa all'altro, per me alla fine non combinano nulla, so quanti anni è. Ma... L'aveva già detto anche un'altra volta che si doveva fare, ma mi sa che qua... È una vergogna. Tutti malcontenti, tutti, solo il sindaco è contento. Un'altra volta abbiamo aspettato un anno e mezzo insieme al semaforo, ci siamo fermati ormai minimo 1000 volte. È facile vincere il Superenalotto che sapere quando si farà il ponte della Tombina? Più o meno in questo momento siamo allo stesso livello, credo. Poi dopo hanno detto che avevano sbagliato tutto, non so chi ha pagato poi. Ce li sono mangiati e adesso aspettiamo che li rinnovino. Speriamo che questa volta sia la volta buona, eh? Ah, voi, però è già degli anni che siamo in balia del vento, speriamo del 2008. Gliel'hanno detto 2007. L'anno? Gliel'hanno detto l'anno. Allora, se fosse il 18 luglio ci dovrebbe essere già qualcosa. San Michele, patrono di Civitella di Romagna, mettici una mano tu a finire il ponte della Tombina. Amen. Grazie. Thank you.